esultiamo di gioia. Canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, Trinità infinita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per noi è domenica, la nostra Pasqua settimanale, e come per i discepoli di Emmaus, il Signore viene, si affianca a noi nel nostro percorso di vita, con noi spezza la parola, spezza il pane della vita. All'inizio di questa celebrazione, in un giorno particolare per la comunità gradese, riconosciamoci bisognosi di quell'amore di Dio che perdona e accoglie. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, per i nostri peccati, i nostri errori, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, il Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Preghiamo. E come sempre la prima preghiera è quella personale e silenziosa. Dio di consolazione e di pace, che chiami alla comunione con te tutti i viventi, fa che la Chiesa annunci la venuta del tuo regno, confidando solo nella forza del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Ripetiamo assieme: acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode. Dite a Dio: terribili sono le tue opere. Acclamate Dio. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume, per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio e tutti della terra. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma, sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Fratelli, amen. Parola di Dio. Prendiamo grazie. Alleluia, 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 di Cristo regni nei vostri cuori. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, né e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando, bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi, però, perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Come amo dire, per noi la domenica è il primo giorno della settimana. È il giorno della risurrezione. È il giorno in cui fare memoria della vita che vince sulla morte. Ed è bello ogni tanto ricordarcelo, perché viviamo talvolta in un contesto di sofferenza, di morte, di tristezza, e allora abbiamo bisogno tutti quanti, a tutte le età, di essere ricaricati di una speranza che va oltre il limite, va oltre il nostro peccato, va oltre il mistero della morte. Cristo è risorto, dice la tradizione cristiana. È veramente risorto. Ecco, noi la domenica veniamo a messa perché facciamo la nostra Pasqua settimanale. Abbiamo bisogno di essere ricaricati. Molti di voi sono in villeggiatura in questi giorni, abbiamo bisogno di un riposo esteriore, che non significa non fare niente, perché qualche volta in vacanza si lavora 350.000 volte in più, ma è staccare la testa da il lavoro quotidiano, dal tram tram quotidiano. Ecco, per noi la domenica è l'occasione per staccare, per riequilibrare la nostra vita. Vediamo se riesco a esprimermi. Il mondo ebraico, che ha il sabato, no, come giorno di festa, perché è il giorno della creazione, è il giorno in cui Dio si riposa, parla del sabato come il giorno dell'armonia. E allora, facendo un po' un paragone, no? Ecco, abbiamo bisogno di un giorno in cui mettere insieme tutte le varie esperienze della nostra vita. Perché qualche volta al lavoro
famiglia, stress, impegni, da armonici diventiamo disarmonici. Ecco, invece abbiamo bisogno di avere del tempo per fare spazio, ordine. E questa è la domenica, per questo si viene a messa, anche se si è in vacanza. E in questo contesto abbiamo questa parola di Dio che ci invita a non rimanere chiusi dentro una chiesa, anche se meravigliosa, ma a portare l'annuncio di Cristo. Andate in tutto il mondo. E mi piace mettere in evidenza due a due, è l'esperienza della comunità. E questo essere mandati vuol dire che non, il messaggio non ci appartiene, lo abbiamo ricevuto e lo diamo. E qual è questo messaggio? Che la vita vince sulla morte, che niente e nulla di quello che io sono va perduto. Questa è la nostra grande notizia. E non è facile. Il Signore ci parla del demonio, di Satana, del maligno, di ciò che è contrario al bene. È presente, agisce, ma non ha l'ultima parola. L'ultima parola è e rimane il Signore, la vita, la luce. Allora vorrei che potessimo andare a casa facendo nostra un versetto. Il regno di Dio è vicino, non che sta per arrivare. Ti è accanto. Dove sei tu, c'è Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra fede, domando a me stesso e a voi. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto, è risorto dai morti e siede alla destra del Padre? Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci auguriamo di professarla in Gesù Cristo, nostro Signore. E in questo giorno particolare per la nostra comunità gradese eleviamo più che mai la nostra preghiera tutti insieme, diciamo ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore, per i pastori della Chiesa, perché formati alla scuola di Maria, Regina degli Apostoli, siano fedeli testimoni della parola di salvezza e dispensatori instancabili della consolazione divina. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la Chiesa, perché cresca nella fede e sia capace di farsi prossimo ad ogni uomo che incontra nel cammino della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la pace nel mondo, ricordando le tante guerre che ancora oggi seminano morte e disperazione, tacciano le armi, sia avviato un dialogo sincero e si possa sperimentare la gioia della riconciliazione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la città di Grado, per i suoi cittadini, i tanti ospiti, per chi lavora e per coloro che sono chiamati ad amministrarla. Dona a tutti il desiderio di collaborare per il bene comune e la giustizia sociale. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per tutti noi che celebriamo il voto cittadino di ringraziamento a Maria Madonna di Barbana, perché sull'esempio della Madre di Dio sappiamo custodire la parola che abbiamo ascoltato e diventare fedeli testimoni del suo regno. Preghiamo. Ascolto, Padre, queste preghiere, quelle che portiamo dentro il nostro cuore. Te le offriamo insieme al pane e al vino, per Cristo nostro Signore.
benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, che è frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Noi lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Noi lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo insieme, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alla realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti, ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità della vita, perché in questo giorno di festa, che è la domenica, ci convocati nella tua casa. Oggi la tua famiglia riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanime l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Santo, sei tu Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugia del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. O Padre, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, come con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati, Padre, anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ti ricordiamo in particolare Giordano, Salvo, Nicolò, Pierina e, nella tua misericordia, tutti i nostri fratelli defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Tommaso e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. A una sola voce preghiamo, come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, libera dal peccato, sicuro da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria di Dio. Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non guardare i nostri peccati, i nostri errori, ma alla fede della tua Chiesa, e dona da pace e gioia, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Con lo sguardo ci scambiamo il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua vita. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna.
Per la Santa Comunione rimaniamo al nostro posto in piedi, altrimenti ci si può accomodare.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Uscendo dalla Basilica vi invito a prendere insieme con le notizie gli appuntamenti per la nostra comunità. Un sogno è che ho che anche chi è in vacanza possa curare la propria interiorità. Ecco, una proposta che facciamo in questa estate 2022, il mercoledì sera la Basilica rimarrà aperta dalle ore 21 alle 11:30 della sera, 23:30, ci sarà la possibilità di sostare in silenzio di fronte a Cristo e Eucaristia. È un'occasione che vogliamo regalarci per curare la nostra interiorità. Sarà a disposizione anche un sacerdote per le confessioni. Questo il mercoledì sera. O Signore, noi ti adoriamo di fronte a questo mare che tu anche per noi hai creato. Ti ringraziamo per averci donato con la vita la passione per le cose buone, belle e vere. Dirigi tu, o Signore, i nostri passi, difendi il nostro cammino. L'aiuto della tua grazia ci renda vittoriosi di tutti i pericoli del corpo e dell'anima. A noi dona, Signore, un cuore semplice che non si ripieghi di assaporare le proprie tristezze. Un cuore fedele e generoso che non dimentichi alcun bene e non servi rancore di alcun male. Un cuore grande che nessuna ingratitudine possa chiudere e che nessuna indifferenza possa stancare. Fa, o Signore, che nella visione serena di una laguna tranquilla noi sentiamo un anelito verso il cielo. Nello sconfinato orizzonte del nostro mare che noi vediamo lo splendore della tua bellezza e onnipotenza. Fa, o Signore, che nella solitudine della notte noi sentiamo la tua presenza. Così sia. Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, Madonna di Barbana, vi benedica di onnipotente, che Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica a tutti. Ricordo per le domeniche in futuro che nel mese di luglio e agosto verrà celebrata anche una Santa Messa alle 9 della sera, con questa sera. L'ultimo raggio di sole muore sull'onda marina. In un tramonto di sogni, lontano la barca cammina. Tra mille stelle d'argento, va il pescatore contento. Sente nel cuore un sussulto d'amore, sospira pregando così. Madonnina del mare, non ti devi scordare di me.
vado lontano a vogare, ma il mio dolce pensiero è per te. Canta, il pescatore che va, Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà. Canta, il pescatore che va, Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà. Thank you.
quando canto queste canzoni qua, mi viene in mente i nostri vecchi, coi veniva so de sicola, de osterie, de papa e de Ghezzan, vero? Che passava a braccetto so per Siana, e oggi cantiamo noi queste, femo insomma a scuola, al circolo italiano, qua a Pola, no, vero, e così via.